appunto, a parte gli orti urbani, ma questo ne urbani, parleremo. E questo è la Senti, no, volevo precisare che quella bottiglietta lì è l'unica bottiglietta che è entrata in piazza, è proprio perché l'altra è acqua del sindaco, per carità. Senti, a questo punto io vorrei avere delle indicazioni intelligenti, diciamo, dalla regia, o saltiamo delle sessioni oppure no, diteci voi. C'è un signore lì, è Charles Sule, lui? Allora Charles, vieni qua un attimo, eccolo qui, guarda, mi dicono di stringere perché il sole allarga, però Charles fa parte di questo Ciao. Gruppo, le sentinelle dei rifiuti. Poi io chiamerei anche gli assi. Sì, no, ma io pensavo che fossero belli lì all'ombra. Se vuoi li chiamiamo tutti, perché sei ancora qui, Paolo Ribet, Maria Chiara Giorda, Sara Egiazzi. Sì. Benissimo. Lascio il posto, grazie a tutti, una splendida giornata. Oh, innanzitutto Charles. Cosa vuol dire le sentinelle dei rifiuti? Diciamo, le sentinelle dei rifiuti è un progetto che è nato a Torino, diciamo che oggi è proprio l'inaugurazione ufficiale dell'idea, siamo partiti dall'idea che bisognerebbe ridurre la massa gigantesca dei rifiuti indifferenziati a livello torinese, quindi nella città stessa, insomma, in quanto il numero eclatante è 250.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati che vengono prodotti nella città di Torino. Quindi si fa un'opera di sensibilizzazione, quindi anche nella raccolta differenziata fatta bene, che è difficile da fare, non è banale, però facendo proprio la sensibilizzazione sui cittadini si potrebbe ridurre appunto questa quantità qua. Questo è il nostro progetto, quindi allora, mobilitare le persone. Che hai anche una maglietta bellissima, sentinelle per meno rifiuti. Esatto, abbastanza. Quanti volontari lavorano con voi? Siamo adesso una decina di ragazzi, per la maggior parte studenti che stanno facendo questa opera qua, quindi anche andare nei mercati generali, ovviamente sensibilizzare proprio gli operatori sia dell'AMIAT che delle cooperative, anche i mercanti proprio, come appunto fai la differenziata, bene, insomma. Bene, io ti ringrazio. Grazie mille. A te, ti lascio anche il nostro bigliettino. Perfetto. Eventualmente visitarci anche sul Facebook. Lo leggo, sentinelle per meno rifiuti a Torino, e poi naturalmente il sito www.ecodallecittà.it Torino, sentinelle dei rifiuti @gmail.com. Oh, benvenuti. Io per voi ci avrei un articolo.